Buonasera a tutti da Meteo Groane e benvenuti al consueto appuntamento delle previsioni del tempo valevole per i prossimi 3 giorni. Andiamo subito a dare uno sguardo all'immagine del satellite di questa sera. Guardate che roba, vedete proprio questo canale che dal nord-ovest dell'Atlantico si dirige verso la Francia e poi arriva fin verso l'Italia settentrionale e centrale. Vedete come con un moto da nord-ovest verso sud-est. È quello che ha provocato oggi, come dicevamo ieri nelle previsioni, questa nuvolosità variabile e che ha portato anche qualche piccola, breve e veloce precipitazione. Tra l'altro non prevista, è quasi, quasi imprevedibile, potremmo dire, proprio perché ha causato un po' una lieve instabilità. Lieve instabilità e canale nuvoloso che ci sarà anche per domani, anche se in forma minore. Mentre poi per domenica e settimana prossima, i primi giorni, migliorerà sensibilmente. Infatti andiamo a vedere il radiosondaggio di oggi, una nuova cosa che volevo farvi vedere. Vedete, il radiosondaggio di oggi ci fa vedere questa curva praticamente che si forma. Il radiosondaggio non è altro che l'analisi dell'atmosfera a partire dal livello zero fino ad arrivare ai 15-16 mila metri di altezza. Questo grafico fornisce dei dati perché a ogni livello c'è questa sonda portata da un pallone che alzandosi rileva i dati di temperatura, umidità relativa, il dew point e altre il vento e altre misure che sono molto utili poi per la previsione del tempo, in modo particolare quando si deve prevedere la neve, la nebbia e i temporali. Infatti, se andiamo a vedere di oggi, analizzando i temporali, si ricavano tutti questi parametri che poi avremo modo qualche giorno di descrivere nei prossimi giorni, magari in modo più preciso. E per stilare poi alla fine una tabella che dà una valutazione complessiva come quella di oggi, condizioni moderatamente favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi. E in effetti oggi alcune diciamo così, fenomeni convettivi ci sono stati e hanno generato qualche piccolo, breve e locale rovescio. Avremo modo di parlarne. Intanto andiamo a vedere cosa ci dice il modello di reading matematico, il modello matematico di reading. Oggi vedete, ecco la depressione che sta per passare sull'Italia settentrionale, si dirigerà poi verso le Adriatiche, ecco qua, vedete, e porterà un po' di brutto tempo in quelle regioni lì. Qui ci sarà un aumento della pressione, soprattutto nella giornata, ecco, vedete il campo di alta pressione subtropicale, nella giornata di lunedì 4 marzo. Mentre martedì ancora avremo l'interessamento dell'anticiclone, da mercoledì comincia l'anticiclone a retrocedere per opera di due depressioni, quella atlantica e quella da est. Infatti, se vediamo il proseguo del modello, ci indica che addirittura per la giornata di sabato comincia a entrare una depressione dal nord Atlantico verso le nostre regioni. Domenica addirittura poi con una curvatura sud-occidentale avremo del maltempo e così confermato poi anche per il giorno dopo lunedì 11, ma siamo ancora lontani da questa data, quindi più che una previsione è una tendenza e come sapete bisogna sempre aspettare un po' di giorni prima di vedere gli effetti. Intanto vediamo quello che succederà per i prossimi giorni, per i prossimi 3 giorni. L'analisi al suolo ci fa vedere per la giornata di domani, 2 maggio, sabato, ecco questo flusso di nuvole verso l'Italia, ecco che avremo ancora domani, ma senza effetti, se non appunto questa nuvolosità sparsa durante la giornata. Invece per il giorno di 3 maggio, domenica, vedete la carta al suolo ci mostra come l'alta pressione comincia ad affermarsi sull'Italia e quindi il clima più primaverile e le temperature in innalzamento. Adesso andiamo a vedere le previsioni aggiornate per i prossimi 3 giorni. Partiamo da domani, che
che sia il 2 maggio, sabato, vedete un po' di nuvole sparse mattina, pomeriggio e anche verso sera. La temperatura minima sarà 10 gradi, la massima 24 gradi. Domenica ancora un po' di nuvole, la minima 14 gradi, la massima 23, siamo in aumento. Lunedì, ecco, si afferma di più un cielo sereno, sgombra la nuvole, solo qualche nuvoletta probabilmente nel pomeriggio, ma di poco conto. Con una temperatura di più 13 gradi al mattino, la minima, e più 24 gradi la massima. Bene, per questa sera ho concluso. Vi ringrazio come sempre dell'ascolto che prestate e vi ricordo che il sito meteogroane.it è sempre visitabile per le previsioni, per articoli meteo e sul clima e anche per i dati meteo delle nostre tre stazioni, quella di Cesate, quella di Bollate e quella di Ceriano Laghetto. Una buona sera a tutti e un arrivederci a domani.